Allora, mister Mosconi, un primo tempo in cui il Tolentino ha lottato palla sul palla, peccato per il risultato. Tolentino ha lottato fino al 95esimo, abbiamo fatto una grande partita, ci hanno avuto tre nitide occasioni rispetto a loro che non hanno fatto un tiro in porta, ci hanno penalizzato questo episodio, ci hanno beccato un attimo lunghi su questa palla, hanno fatto gol, però la prestazione è stata eccezionale, ragazzi, non si può dire niente, sono usciti dal campo a testa alta, abbiamo lottato contro una prima della classe, una Ferrari con l'agonismo nostro. L'avevo messo in difficoltà, dopo il calcio è questo, se magari su tre occasioni ne faceva uno cambiava la partita, però sicuramente cambiava l'inerzia, no? Però i ragazzi contro una grande squadra, ci siamo giocata alla pari, avevamo sei sottovuote, non è che sono cose, perché questa formazione la faccio io, però sono orgoglioso dei ragazzi, come è andato, cioè, il 2003 che ha fatto una partita eccezionale, quelli sono le vittorie nostre in questo momento, poi vedremo, ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. Dispiace, però il calcio è questo in questi momenti. Però non penso di dire un'assurdità che dico una sconfitta immeritata come prestazione. Dicevamo, mister, peccato nel finale che praticamente c'è stata questa scaramuccia tra Conti e l'autore della seconda rete e l'arbitro ha deciso di mandarla negli spogliatoi. Sì, dispiace per Federico, ci teniamo a finire bene, magari questa parte finale, non averci un giocatore importante, però questo è calcio, un'espulsione non giusta, però bisogna accettare le decisioni dell'arbitro. Dispiace, però ormai pensiamo al campo, a chiudere bene queste quattro partite, questo campionato che quest'anno è un campionato, tra virgolette, assurdo, lunghissimo, faticoso. Però dobbiamo finire bene, mettere magari in mostra qualche giovane nel settore giovanile perché il Tolentino ce li ha con calma come oggi, a piccole dosi, almeno potremo vedere se il prossimo anno questi ragazzotti ci possono dare una mano. Allora, mister Frasca, innanzitutto come sta mister Epifani? Mister Epifani sta molto meglio, niente, sta procedendo per la guarigione, quindi speriamo la prossima settimana di recuperare anche lui, in virtù di tanti infortunati anche che abbiamo oltre al mister. Oggi un gol per tempo, tre punti importanti per il Nordaresco che guarda più che mai la vetta della classifica. Sì, erano tre punti importanti per ancora credere al primo posto, perché penso sia indispensabile credere ancora di poter riagganciare il campo basso, anche se man mano che andiamo avanti qualche difficoltà la incontreremo se il campo basso continua a vincere in continuazione. Nonostante le tante difficoltà per le assenze, però praticamente è scesa in campo una squadra concreta che ha fatto vedere una qualità superiore dal punto di vista tecnico e ha trovato una rete per tempo. Sì, a parte i primi 25 minuti in cui eravamo lenti nel palleggio, eravamo lenti anche nel recupero palla. Praticamente eravamo quasi assenti dal campo. Poi, dopo il gol di Banegas, che si è inventato questo gol da fuori area, ci siamo tra virgolette sbloccati. Abbiamo fatto un'ottima partita su tutti gli aspetti tecnico-tattici. E quindi, per fortuna, è venuta questa vittoria che ci consente ancora di sperare questo primo posto. Un campionato davvero assurdo quello di quest'anno, ancora una settimana di pausa, recuperi e poi ci saranno quattro partite nell'arco di pochissimi giorni. Sì, purtroppo il Covid ha condizionato un po' tutte le squadre, anche noi, però diciamo così, è un virus che non dipende assolutamente dal volere umano e quindi dobbiamo per forza fare quello che ci dice lui, tra virgolette. Quindi se ci sono dei casi di positività in delle squadre, tipo il Castellón in questo momento, dobbiamo per forza attendere che si negativizzino le persone che sono positive, quindi potremmo riprendere appieno appena il Castelnuovo avrà questi negativi.